sappiamo essere i numeri una scienza esatta, ma non per tutti. Per qualcuno questi numeri vengono tirati da una parte e dall'altra a proprio uso e consumo. Vi faccio l'esempio di uno di questi giorni, di ieri l'altro. Il Brunetta, che notoriamente non ha una grossa statura di politico. Questo Brunetta sorte dopo aver lasciato la scheda bianca ed esulta e dice: ci saranno 143 schede bianche. Che significa? Che tutto il gruppo di Forza Italia completamente voterà scheda bianca. I risultati lo hanno smentito in modo clamoroso. Lui auspicava, sperava che quella fronda interna che fa capo a Fitto, che dispone di 36 voti, seguisse l'ordine di corrente. E invece no. E infatti, guarda caso, sono uscite 105 schede bianche. E quelle altre sono andate a finire dove? Qualcuno presuppone che siano andate a finire verso la nomina del nuovo Presidente della Repubblica, che sappiamo essere stato Mattarella, quindi contro le leggi della scuderia, gli accordi di scuderia. Quindi, Brunetti, non ne indovini più una. Io so che te sei il portavoce, insieme a Romani, del vostro partito, ma mi pare che ultimamente tu sia più che altro un portarogna, un portasfortuna, altro che portavoce. Ma perché non ti dimetti? Voglio farvi sapere anche un'altra cosa. Nelle fasi concitate per stabilire prima del voto e prima del nome, lui aveva proposto a Forza Italia di uscire dall'aula quando fosse stato espresso il voto. Ve lo ricordate gli aventiniani degli anni 20? Lui voleva salire all'Aventino, che è uno dei colli di Roma, di modo che voleva dimostrare il disprezzo verso la politica di Renzi. Ma vi rendete conto di quella proposta assurda, idiota, controcorrente? Voi non votate a disprezzo della Costituzione. Meno male che qualcuno gliel'ha fatto capire. E sei sempre incazzato, aggressivo, sei sempre controcorrente, non si sa mai bene se sei incazzato o se ridi o se piangi. Allora io suggerirei a Berlusconi: levatevelo di torno, perché è una spina nel fianco, perché è un elemento negativo in tutto e per tutto. Se quella è la rappresentazione, anche visiva, mi perdoni, del futuro, se andrete sempre veramente poco lontani. Comunque, a parte queste digressioni sullo statista uomo di Stato di scarsa levatura tecnica e non solo, ci sarebbero tante altre cose da dire. Ognuno ha vinto, mi viene da ridere. Per esempio, i grillini sono contenti, hanno votato imposimato e hanno detto che anche noi abbiamo partecipato abbiamo dato il nostro contributo all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Quale contributo? Quale nome? Il blog? Ma il blog cosa l'ha utilizzata? Per dire cazzate? Arrivederci.